Cari amici, è il nostro ultimo incontro e ho scelto per questa sera un testo tratto da un'opera teatrale, Miguel Magnara, di Miloš, uno scrittore lituano, ascendente del futuro premio Nobel della letteratura polacco. Miguel Magnara tratta, in forma romanzata, della vita di Don Giovanni, colui che cercava la propria felicità o soddisfazione nei piaceri della vita senza mai trovarvi risposta, senza mai essere accontentato da nessuno, perché in realtà qualcosa di più profondo era la sua aspirazione, qualcosa di più profondo era il buco dentro di sé, l'infinito che lo chiamava. Bene, infine, nell'opera teatrale di Miloš, Miguel è colpito dall'amore per una donna e proprio da questo amore è portato poi a riconoscere che la sua strada è il monastero, una strada a cui prima si ribella, vorrebbe percorrere tutti i gradini della scala per andare a Dio in fretta e furia, e invece lo richiamano gli altri monaci al fatto che la strada a Dio è una strada lunga. Una strada fatta di gioie, di esaltazioni, ma anche di privazioni e di sangue. E alla fine della sua vita, uno di questi monaci può pregare così. È con la preghiera di questo monaco, di questo frate, che io concludo i miei incontri con voi. Adesso sono in mezzo ai vivi, come il ramo nudo, il cui secco rumore fa paura al vento della sera. Ma il mio cuore è gioioso, come il nido che ricorda e come la terra che spera sotto la neve. Perché so che tutto è dove deve essere e va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che il cielo ne sia lodato, non è la nostra. Grazie di questi incontri e arrivederci.